Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati al canale, siamo tornati insieme a Franci. Ciao. Oggi su Clash Royale in una sfida molto molto particolare. Faremo Juventus-Barcellona, la rivincita su Clash Royale, vi ho detto tutto. Siamo tornati nel mio account e se questa challenge vi piace ragazzi, ovviamente la riporterò per le semifinali e per la finale. Però dovete assolutamente spolliciare già da ora. Quanti like qui ragazzi, potentissimi, 20.000 voglio like. 20.000 like e vi prometto che una delle due semifinali probabilmente sarà insieme a Tortello. Ragazzi, Tortellone sotto con i like. Tranquilli ragazzuoli, 30.000 like non me li sono dimenticati. Vi ringrazio per tutti quei like. Siamo arrivati addirittura a 30.000, Franci. Sono incredibili i nostri iscritti. Incredibili. Stiamo progettando tutto. Tortello probabilmente aprirà il canale a breve, però non da solo, insieme ad un altro che comunque ho nominato spesso nei miei video. Detto questo, siamo nel mio account. Come funziona questa challenge? Molto semplicemente faremo due battaglie, ovvero l'andata e il ritorno, sì. E ci scambieremo i mazzi, nel senso, in una battaglia utilizzerò io la Juve, mentre nella seguente utilizzerò il Barcellona. Franci farà l'inverso, quindi Juventus-Barcellona, Barcellona-Juventus. È arrivato il momento di presentare i mazzi, ovvero il mazzo Juventus e il mazzo Barcellona. Semplicemente li abbiamo fatti a tema colori. Il primo mazzo, il mazzo della Juventus, composto da carte bianche e nere. Ovviamente c'è qualche innesto un po' forzato, ad esempio il domatore è marrone, però è un nero il domatore. Con tutto il rispetto verso i neri, non siamo razzisti, però ragazzi in questo mazzo ci sta la grande. Abbiamo altre truppette nere, ad esempio un Sgherro che è grigio scuro e blu, però è una truppa nera tutta corazzata di ferro scuro. Abbiamo il Dark Prince e ovviamente le truppette bianche, che sono gli scheletrini, sono bianchi, questa me l'appoggi, sì. Mentre quelli di ghiaccio, ad esempio il golem è sull'azzurrino, però la neve è bianca, quindi sono truppe bianche, diciamo di sì. Una carta sola manca a questo mazzo, che purtroppo non ho, però ci stava proprio a fagiolo, cara Franci. Lo sai qual è? Il mago di ghiaccio. No, il mago di ghiaccio azzurro. Manca una che non ho, ovvero la il fuorilegge boscaiolo. Ma che il bosca, la fuorilegge, cioè la ladra nel mazzo della Juve. Scusate tutti gli juventini ragazzi, devo farla per forza questa battuta. Forza. Sono milanista e sono molto obiettivo. Complimenti, avete asfaltato completamente Barcellona. Vediamo se riuscirete a vincere magari anche qui su Clash Royale. Il secondo mazzo lo andiamo a presentare proprio ora, composto da sole carte blu e rosse. Qui ci siamo. Qui sì. Abbiamo gli sghirri, abbiamo il mago di ghiaccio per quanto riguarda le carte blu, che purtroppo Franci non ha, non l'ha sbloccato, magari lo rimpiazzerà con gli sghirri da 3. Poi un maghetto con il cappuccio azzurro, la zappa che è sempre blu, pozione del veleno, spiritelli di fuoco, fireball e valchiria. Questo è perfetto, il mazzo del Barcellona spacca. Comunque io ho fatto caso a una cosa ragazzi, questi sono due mazzi molto competitivi, a me piacciono un sacco. Vedremo se nelle battaglie saranno altrettanto forti. Chi vincerà? Franci, te quale mazzo vuoi usare per primo, per l'andata? Per spaccare il ghiaccio, il mazzo del Barcellona. Molto bene, lo sai perché? Perché le spagnole sono molto interessanti. Dai! Dai Franci, perdonami, ma ci stavano troppo queste battute. Quindi l'ha detto Franci, ragazzi, inizierà con il mazzo rosso-blu, mentre io con quello bianco-nero. Partiamo, ti sfido nelle amicizie. Sì, l'ho messo? Fatemi vedere. Io non sono tua amica. Perfetto, impostato il mazzo bianco-nero. Si vola, ragazzuoli, Martin Garrix. Andata, Juventus-Barcellona. Io sono la Juve, Franci il Barcellona. È una spagnola. Sei indecente. Addirittura, Franci, dai, ci facciamo una risata. Io parto subito. Vediamo se ti riesci a difendere con una combo Dybala e quadrato. Quadrato Dybala sulla fascia. Ragazzi, quanto funziona. Fireball. E chi potrebbe essere? Magari una fireball potrebbe essere Ter Stegen. Ma chi è? Ma come chi è Ter Stegen? È il portiere del Barcellona. Caspita, aia. Ho messo Chiellini in difesa. Chiellini in difesa. E riparto questa volta con Mandzukic sulla fascia di sinistra. Come on Mandzukic, come on, fagli del male. Madonna ragazzi, infatti Chiellini è lentissimo sulla fascia di sinistra, si vede con difensore. Golem di ghiaccio che potrebbe essere Barzagli. Dall'altra parte abbiamo Neymar. Cioè le cose a casse completamente. Questo è un mazzo a tema, Franci, ci sta la grande. Guardate, guardate quadrato, quant'è veloce, quant'è veloce sulla fascia. Hai rimesso questa volta, no, gli sgherri potrebbero essere Suarez, sono un po' bruttini. Vado con il boia, mandi un'altra fireball, ovvero Ter Stegen. Ma perché Ter Stegen è la fireball? Non lo so, ragazzi, sto inventando. È il portiere, un'altra volta te l'ho ridetto. Siamo ripartiti sulla fascia, il golem di ghiaccio, non so chi potrebbe essere. Poi magari datemi le vostre somiglianze qui sotto nei commenti. E il boia, ragazzi, quanto picchia, quanto picchia. Suarez potrebbe essere anche il moschettiere, è il pistolero, lo sai? Suarez, lo chiamano, no, il pistolero. Riparte ragazzi, anche questo è veloce, potrebbe essere Lee Steiner. Se Barcellona fa schifo. Sì, ma lo devi giocare bene Franci, cioè non ma possiamo far vincere la Juve così. Ma gioco? Fa schifo. Scommetti che se dopo l'utilizzo io faccio addirittura il tiki-taka nel gioco? Sì, lo scommettiamo? Satta. Brava, Melissa Satta e anche Pardo. Si riparte con quadrato. Quadrato, ragazzi, spacca di brutto. Abbiamo pure il boia dietro. Vai, boia. Vai, boia. E abbiamo preso 1-0. 1-0 per la Juventus.
No, ho sbagliato, devi saperlo utilizzare. Dopo, Franci, ti faccio vedere. Dopo, utilizzando il Barcellona, ti prendo a pizze. Faccio un 3-0 il Barcellona, tiki taka tattico. Ok, metto il boia. Abbiamo sulla fascia sempre Chiellini. Non abbandonare. Cioè, il 3-0 dell'andata vuoi fare? A sto punto proviamo a replicare il 3-0 dell'andata. Sono andato un quadrato sulla fascia, però ti sei difesa bene. Cioè, adesso che voglio fare il 3-0, stai giocando bene. Stai giocando bene. 10 secondi, purtroppo è finita, ragazzi. È andata 1-0 per la Juve. 6 secondi, l'impossibile. Metto uno spiritello di ghiaccio. Chi potrebbe essere lo spiritello? Non lo so. A Samoa, lo spiritello a Samoa. Ma secondo me sta inventando i nomi. Sono i giocatori della Juventus. Allora, l'andata è finita 1-0 per la Juve. Ora è il ritorno. Mazzo del Barcellona impostato, è il momento di fare questo ritorno. Io utilizzerò il Barcellona, Franci la Juventus. Speriamo di fare un buon ritorno, magari la remontata ci starebbe tutta. Però mi è venuto solamente in mente ora che l'arena migliore per fare questa challenge è il Monte Cinghiale, perché con tutto quel praticello verde ci sta la grande, non l'arena leggendaria. Però occhio, perché l'arena leggendaria con tutte le mattonelle potrebbe essere anche la FIFA Street. È meglio il Prato. Il Prato sì, molto molto meglio. Comunque ritorna tutto, questa challenge è perfetta. È il momento di fare la remontata, di dimostrare a Franci che il Barcellona può fare l'impossibile. La Juve non ruba, ma vince per merito. Quindi devi vincere, l'hai detto. Accetta questa battaglia. Prova a vincere. Provo. Comunque in questo momento tu sei Allegri e io sono Luis Enrique e dobbiamo fare la remontata. Quindi partirei direttamente. Ah, questa volta ragazzi abbiamo il mago di ghiaccio. Una sostituzione. Vado Allegri, con fatto. Occhio, perché ragazzi parte subito con Quadrato e Lichtsteiner sulla parte di sinistra. Ragazzi, Quadrato fa un male pazzesco. Guardate la torre. Cioè punta subito all'1-0, ma non può fare l'1-0. Non può farcela. Dai, buttala giù. Non può farcela, è troppo buttala forte giù. Quadrato, non puoi segnare ora. Torre a 397, Ter Stegen riesce a non so cosa fare, riesce comunque a rimanere in piedi. Si parte sulla parte di destra, fascia di destra, con il pistolero Suarez e un sacco di scheletrini. Il mago di ghiaccio fa i buchi in terra. Molto bene, molto bene, molto bene. Un niente proprio, non ho fatto niente. Niente, anch'io, che schifo. Voglio Iniesta, anzi no, mettiamo sì, Iniesta, e dietro ci mettiamo un bellissimo Messi che colpisce. No, Quadrato non può farcela. Quadrato non ce la fa, non ce la fa, preso un palo clamoroso. Si riparte con Messi, Iniesta, e qui gli facciamo male. Qui gli facciamo male. Pozione del veleno, non so chi potrebbe essere. Qui facciamo malissimo. 1-0. Voglio l'1-0 devastante. Voglio l'1-0 devastante. Come ho messi 461. Torre presa 1-0. Vabbè, Messi e sua. No, era Messi e. Vabbè, chi? Io quella volevo. E Iniesta. Lasciarla, ai. Riparte gli Steiner. Perché c'erano gli spiritelli, se non erro. No. Suarez va sulla torre centrale. 1-1. Questa partita era da gol. Chi si era scommesso il gol? Vado con un maghetto di ghiaccio. Vado con un mago normale. Non mi ricordo i nomi, li cambio sempre. Vabbè, non è un problema. Uccidiamo. Comunque, Quadrato me lo ricordo bene. Quadrato c'è sempre. Guardate, ragazzi, come sta giocando bene la nostra Franci. Vero? La nostra Allegri. Allegra, sei un po' allegra. Stasera si riparte con il grandissimo Iniesta Messi. Guardate che combo d'attacco. Distruggiamo subito il golem. Metto la pozione del veleno. E qui un'altra torre va giù. La remontata forse c'è in questa battaglia. Forse sì. No, riparti con sempre la stessa combo. Ti piace questa combo, eh? Riparto. Ti piacciono le combo nere, eh? Quanto sono simpatico. Comunque sì, ma non ho fatto ti ho niente. Fatto il 2-1. Oramai la remontata è in atto. Io l'ho detto. Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Perché ora facciamo il 3-0. Come è successo a Parigi. A Parigi il 6-1. Guardate qua cosa ha creato questo Barcellona. Vattene, va. Purtroppo la nostra allenatrice non è un granché. Però ragazzi, dovete spolliciare se questo video supera i 20.000 like. Vi prometto che porterò un allenatore migliore, ovvero Tortello. Falli con Tortello. Non ti sentirò offeso. Dai, no, Franci, no, sarà sai, per la prossima volta. Sì, sei più forte nei 2 contro 2. Se giochi te. No, non è vero, giochiamo in 2 contro 2 sono due dispositivi. Se arrivano a 20.000 like, vi prometto che porterò un nuovo 2 contro 2, magari a tema insieme a Franci. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi abbia strappato una risata. Ce l'ho messa tutta, abbiamo fatto 2 belle battaglie. Purtroppo ho fatto il delirio. Il Barcellona la scampa su Clash Royale. Mi piace, commento, il commentino del giorno. Riproponiamo Franci Pro, giusto per ridargli un po' di supporto, un po' di sostegno alla nostra Franci. Un saluto da Grax, un saluto da Franci. E al prossimo. Al prossimo video e ciaoone. E ciaoone, ci sta. Ciao ragazzi.